Dunque, buongiorno a tutti di nuovo e benvenuti al quarto appuntamento di Street Lib Explorer. Oggi parliamo di audiolibri e per farlo insieme a me oggi ci sono Giovanna Russo, mia collega in Street Lib, e Cristiana Giacometti, co-founder del narratore Audiolibri. Benvenute e benvenuti a tutti. Dunque, partiamo subito con un'agenda molto fitta. In realtà prima due informazioni logistiche. Come sapete forse già, insomma, il nostro webinar dura circa un'oretta. Parleremo appunto oggi di audiolibri e alla fine faremo una sessione di domande e risposte. Per cui nel frattempo, per qualsiasi domanda, potete lasciare un messaggio sulla chat in basso a destra, qui nel Google Meet. Vi ricordo inoltre che il webinar sarà registrato e sarà disponibile sul nostro canale YouTube da domani in poi, diciamo. Detto questo, volevo anche invitarvi a più libri, più liberi, settimana prossima, dove faremo una sessione su StreetLib, presenteremo la piattaforma e entreremo nel dettaglio di tante dinamiche appunto editoriali che possono essere risolte con la piattaforma in aggiunta alla distribuzione, e per questo faremo una sessione proprio di persona, una presentazione di persona giovedì prossimo alle 16 del pomeriggio all'interno della fiera. Quindi per chi può ci vediamo a Roma, siete tutti invitati ovviamente all'evento. Ok, iniziamo con l'agenda odierna. Quindi oggi parleremo di audiolibri, quindi parleremo sia del mercato, diremo insomma come siamo messi in generale in Italia, parleremo della produzione, parleremo del pubblico, insomma, degli audiolibri che abbiamo in Italia, dei canali, quindi dell'offerta, e entreremo proprio nel dettaglio di come procedere appunto e come approcciare questo mercato dal punto di vista dell'editore, quindi sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della distribuzione. E cercheremo di essere più completi possibili, però ovviamente ci lascerete fate tutte le domande del caso, perché poi alla fine appunto avremo tempo per rispondere a tutti. Dunque, per chi non ci conosce, una brevissima presentazione. StreetLib nasce nel 2006 e da oltre 15 anni lavoriamo con tantissimi editori italiani e internazionali, affiancandoli in tutti i processi di digitalizzazione, impaginazione, distribuzione e vendita dei loro cataloghi, sia digitali che cartacei. Per cui ci stiamo anche, come dire, specializzando nel mondo degli audiolibri, ovviamente grazie alla partnership con il narratore. Prego, Giovanna. Dunque, la nostra piattaforma parte come piattaforma di distribuzione, quindi negli anni abbiamo costruito un network molto, molto ampio, insomma, con oltre 50 partner di vendita con cui siamo connessi in maniera diretta, e con cui riusciamo appunto a fornire un servizio di distribuzione multicanale sugli ebook, sugli audiolibri e sul mondo cartaceo, quindi sul libro di carta in print on demand, stampato in print on demand, che ci consente appunto di supportare l'editore in maniera molto, molto, come dire, performante per quanto riguarda la distribuzione. Ovviamente il nostro approccio è quello di abbracciare tutti i modelli di business che si presentano all'orizzonte per, come dire, consentire all'editore di massimizzare le proprie opportunità in un mondo che cambia ed evolve in maniera molto, molto rapida. Oltre alla distribuzione, negli anni abbiamo anche sviluppato tutta una serie di servizi aggiuntivi. Giovanna, prego, vai avanti. Tutta una serie di servizi aggiuntivi che in qualche modo abbracciano tutta la filiera del libro, e quindi questo ci consente di fornire agli editori una soluzione all in one per gestire il proprio business editoriale. Quindi oggi, nello specifico, ci dedichiamo ad approfondire gli aspetti della produzione e di distribuzione degli audiolibri e dei servizi aggiuntivi appunto che forniamo su questo specifico formato. Detto questo, direi che possiamo entrare nello specifico e lascerei la parola a Giovanna. Grazie. Prego, Giovanna. Eccoci, eccoci, mi sentite, sì?
Buongiorno a tutti, grazie per aver deciso di partecipare al nostro webinar. Come anticipato già da Giacomo, in questa prima parte, del webinar cercheremo insieme di delineare qual è il contesto in cui, da cui partiamo, okay? Da cui, partiamo con il nostro lavoro di progettazione editoriale per la pubblicazione in formato audio. Vedremo quindi insieme i dati sul mercato dell'audiolibro in Italia, i dati sulla produzione e sul consumo di audiolibri, con il supporto di dati tratti dal report AIE sullo stato dell'editoria nel 2022, dati Nielsen e dati Ipsos. In questa prima slide che state vedendo, vi proponiamo delle informazioni sul mercato dell'audiolibro in Italia. Come potete vedere dal grafico, parliamo dei dati 2021 che ci regalano una situazione di crescita generale del mercato. Parliamo del mercato del libro di varia, quindi non parliamo della scolastica e dell'editoria professionale, e parliamo di un mercato che rispetto al 2020, quindi l'anno precedente, cresce del 15,5% e vale complessivamente 1,8 miliardi. Rispetto all'audiolibro, il mercato nello specifico del formato audio vale 24 milioni di euro, per cui un 1,13% del mercato del libro di varia rispetto al totale, e rispetto al 2020 il mercato dell'audiolibro cresce de del 37%, quindi cresce in maniera considerevole, rappresenta il 27% del mercato digitale in generale, quindi il mercato digitale inteso come comprensivo di ebook e audiobook, e cresce più dell'ebook, che come sappiamo invece nel 2021 ha subito una lieve flessione dovuta per lo più al calo della produzione. Si tratta ovviamente di un mercato ancora molto piccolo, che però se andiamo a guardare il grafico è un mercato che comunque è in costante crescita, quindi si sta consolidando nel tempo ed è sicuramente un mercato che rappresenta una grossa opportunità per tutte le case editrici. La spesa rispetto al mercato, abbiamo inserito anche un dato rispetto alla spesa in abbonamenti per l'ascolto degli audiolibri, che è cresciuta di 15 milioni di euro rispetto al 2019. Quindi c'è anche un incremento della spesa per l'acquisto degli audiolibri. In modo particolare qui parliamo di abbonamenti, poiché rispetto al contesto di mercato audio hanno un ruolo molto, molto importante le piattaforme di distribuzione appunto in formato subscription, come ad esempio, poi vedremo più avanti nello specifico tutti i canali, ma come ad esempio Audible e Storytel, che hanno probabilmente, sicuramente un ruolo determinante, hanno avuto quantomeno nel 2021 un ruolo determinante nella crescita del mercato, grazie anche al complesso e molteplice ruolo che hanno appunto rispetto al mercato, ruolo di distributori, ruolo anche di editori, perché producono spesso e volentieri le piattaforme, ruolo anche di promotori. Vado avanti con i dati sulla produzione di audiolibri in Italia. Quindi vi presento qui sempre a supporto questo grafico sulla sinistra, una stima della produzione dei prodotti editoriali dal 2019 al 2021. A differenza di quanto avviene con i libri cartacei e ebook, per cui abbiamo Equitab e Alice, non esiste un catalogo di audiolibri in commercio, quindi non abbiamo un numero preciso di audiolibri pubblicati, tuttavia la stima
dei prodotti della produzione editoriale in formato audiobook nel 2021 secondo AIE è tra 17.000 e 22.000 articoli, con una crescita del 9% rispetto all'anno precedente. Rispetto a questo numero, questa stima, ci terrei a condividere che Streetlib, in quanto distributore di audiolibri, distribuisce circa il 20% di questi 20.000 articoli. Infatti abbiamo un catalogo che si aggira attorno ai 4.000 audiolibri distribuiti a oggi. Vado avanti con i dati sul consumo. Anche qui abbiamo un grafico a supporto che ci restituisce le informazioni sulla lettura di libri, stampa, ebook e anche ascolto di audiolibri. Rispetto all'audiolibro, osserviamo che nel 2021, secondo appunto i dati del rapporto AIE, l'11% della popolazione ascolta audiobook. Nel 2017 era appena il 7%, quindi c'è una crescita costante. Siamo sempre su numeri piccoli, però vediamo che nel corso del tempo aumenta il bacino di audio ascoltatori che appunto fruiscono dell'audiolibro. Secondo i dati Nielsen IQ, un italiano su 5, quindi 10,2 milioni, è un audiolettore. Questi sono dati aggiornati invece a maggio 2022. Il 40% di questo campione, quindi di questi 10 milioni di ascoltatori, ha ascoltato un audiolibro, almeno un audiolibro nell'ultimo anno, mentre l'11% è un cosiddetto heavy user, quindi quello che diremmo lettore forte per quanto riguarda il libro cartaceo è l'ascoltatore forte, ovvero ascolta audiolibri con regolarità una volta a settimana. Il 35% sempre dello stesso campione dichiara di leggere anche libri ed ebook, mentre il 37% apprezza molto i podcast, che sono una notevole rivelazione comunque del mercato italiano nel 2020, del mercato audio in Italia nel 2022, su cui oggi non ci soffermeremo, quindi non parleremo di podcast, ma cui sicuramente potremo dare spazio nei prossimi appuntamenti. Rispetto invece, breve e sintetico dato, sul profilo dell'ascoltatore di audiobook, secondo i dati Ipsos Digital Audio Survey, il 43% degli ascoltatori di audiobook è giovane, diciamo giovane, a meno di 35 anni, ha un elevato grado di istruzione e con questo Ipsos si intende la laurea, ed è donna, il 58% degli ascoltatori sono donne. Ok, conclusa questa breve panoramica, questa breve delineazione del contesto da cui partiamo appunto con il nostro progetto di produzione audio, andiamo a vedere quali sono i canali di vendita oggi disponibili in Italia, quindi tramite quali e-commerce, piattaforme e servizi potremo distribuire i nostri audiolibri. E come dicevo prima, sicuramente hanno avuto un ruolo importante nella diffusione nella crescita del mercato audio e dei consumi le piattaforme in abbonamento. Però ricordiamoci che la subscription non è l'unico modo disponibile per la fruizione degli audiolibri. Difatti esistono molteplici, diversi e-commerce, servizi e piattaforme che consentono agli ascoltatori, agli amanti dell'audiolibro di accedere ai contenuti in formato audio. E qui li abbiamo raggruppati anche cercando di rendere i raggruppamenti in forma grafica abbastanza immediati nei tre gruppi principali, quindi download, abbonamenti, subscription e prestito bibliotecario. Per quanto riguarda gli e-commerce che a oggi distribuiscono in download, quindi in acquisto diretto con download sul proprio dispositivo,
In Italia abbiamo il narratore audiolibri, abbiamo Google Play, abbiamo lo store di Streetlib, ma abbiamo anche Kobo con la Feltrinelli IBS e Mondadori. L'acquisto in download comporta appunto, come dicevo, che il lettore possa acquistare l'audiolibro al prezzo di copertina e scaricarlo sul proprio dispositivo, ascoltarlo con qualsiasi applicazione preferisca. Dal punto di vista dell'editore, questo significa ricevere una percentuale di pagamento per l'appunto commisurata al prezzo di copertina, basata sul prezzo di copertina. Si affiancano alle piattaforme e-commerce che propongono il download le già citate piattaforme in abbonamento, le subscription, in cui sono incluse Storytel, Audible, Kobo anche qui, con il programma Kobo Plus, che consente quindi di accedere a un abbonamento, come avviene per Storytel e Audible, tramite il quale accedere a un catalogo vasto di contenuti in audio. E abbiamo anche BookBeat, che probabilmente avrete sentito nominare di meno perché è una piattaforma che è entrata con la propria offerta per il mercato italiano qualche settimana fa. BookBeat è una piattaforma svedese, come Storytel, e propone, tenta di differenziare la propria offerta rispetto alle altre piattaforme in abbonamento oggi presenti sul mercato, proponendo dei tier di abbonamento diversi con prezzi basati sulle ore di consumo. Quindi c'è una differenziazione in corso nell'offerta degli abbonamenti. Per quanto riguarda il terzo gruppo, quindi il prestito bibliotecario, citiamo Media Library Online, che oggi è la principale piattaforma di prestito bibliotecario digitale, che fornisce alle biblioteche italiane contenuti in ebook in formato audio con la formula paper loan. Paper loan vuol dire che l'editore, nello specifico adesso ci concentriamo sul nostro punto di vista, l'editore percepisce un costo, un prezzo, un guadagno sulla base dell'effettivo download, quindi per ogni prestito. Tornando al tema modello di vendita, non l'ho detto prima, per quanto riguarda le subscription, gli abbonamenti, come sapete, il modello di vendita lato editore prevede che l'editore appunto guadagni una percentuale commisurata al consumo effettivo di minuti ascoltati sulla piattaforma specifica. Quindi la piattaforma condivide un guadagno commisurato appunto al consumo. Come potete notare, abbiamo di fronte un contesto dal punto di vista della distribuzione molto vario, sicuramente dinamico, è un esempio ne è appunto BookBeat, la nuova piattaforma che appunto è arrivata nelle scorse settimane e che non sarà probabilmente l'unica ad affacciarsi sul mercato italiano nei prossimi mesi. È un contesto che sicuramente per l'appunto, essendo dinamico, andrà a cambiare con il consolidarsi e il differenziarsi delle abitudini di ascolto del pubblico audio, che, come abbiamo visto, ancora è piccolino ma che è in costante crescita. Dunque, concluso questo primo blocco, che ha voluto essere un po' una panoramica di contesto che abbiamo voluto appunto fornire per capire insieme qual è il punto di partenza per l'editore che vuole affacciarsi oggi alla distribuzione audio, andiamo diretti adesso al tema della programmazione editoriale e della produzione, con l'aiuto della nostra ospite, Cristiana Giacometti, che è la cofondatrice insieme a Maurizio Falghera del Narratore Audiolibri, una casa editrice, la prima casa editrice che si è dedicata alla produzione e diffusione di audiolibri in Italia. Infatti l'attività, la casa editrice, nasce nel 1999 e che oggi gestisce anche un e-commerce online che abbiamo già menzionato prima, che appunto distribuisce anche audiolibri in download. Il Narratore è partner di Streetlib dal 2019 per la distribuzione di contenuti audio e per il servizio di consulenza e produzione di audiolibri.
Passerei adesso la parola appunto a Cristiana. Grazie Cristiana per aver accettato il nostro invito intanto a partecipare. Lascio a te la parte dedicata alla produzione e programmazione. Cristiana, io non ti sento. Grazie di questo invito, grazie a StreetLib e grazie a tutti voi di partecipare. Mi fa molto piacere poter condividere la nostra esperienza che è, devo dire, molto lunga in questi anni. Allora, andiamo a vedere questo focus sulla pubblicazione di un audiolibro. I vantaggi e le opportunità del mercato sono abbastanza intuitive con quanto abbiamo finora ascoltato da Giovanna, il contesto, il mercato. Naturalmente io devo dire che dal 2000, anno in cui abbiamo cominciato le nostre produzioni, con la pubblicazione di un audiolibro abbiamo la possibilità di raggiungere un target di pubblico più ampio. Oltre ai non vedenti, che naturalmente hanno una necessità vitale di lettura attraverso l'audio, abbiamo un pubblico vario di viaggiatori, perché uno dei modi in cui si usufruisce dell'audiolibro è proprio in viaggio, negli spostamenti, e tutte le persone che ascoltano facendo altro. Un esempio, per esempio, noi abbiamo molti clienti che dicono di fare dei lavori ripetitivi e di concentrazione in ambito manuale, per esempio, che ascoltano molto gli audiolibri. In questo ho scoperto illustratori, grafici e chi addirittura gestisce negozi di pet, lavaggio degli animali, eccetera. E naturalmente la cosa molto bella che ultimamente ci sentiamo dire: amiamo ascoltare gli audiolibri per rilassarci, ritornare a casa, smettere di appunto stancare gli occhi. E devo dire che anche da altre statistiche si rileva che gli audiolibri sono molto ascoltati anche a casa. Quindi abbiamo la possibilità di raggiungere con i contenuti, in particolare appunto tutti voi editori, di raggiungere un pubblico più ampio. Abbiamo, come abbiamo visto dai dati, l'opportunità di un mercato che è in forte crescita anche nei mesi post pandemia. Certo, la pandemia ha aiutato in qualche modo gli italiani, in particolare, che non erano molto abituati all'utilizzo del digitale, ad usufruire di contenuti audio. Naturalmente un'altra considerazione molto importante, che tra l'altro in America, che è un mercato maturo come i paesi del nord, viene spesso diciamo sottolineata, è l'audiolibro come strumento di promozione della vendita delle copie a stampa, cioè dei libri. Addirittura ci sono autori in America che prima pubblicano l'audiolibro proprio per promuovere il proprio libro. Noi siamo riusciti in Italia a farlo in qualche occasione grazie alla lungimiranza di alcuni editori, in particolare. Per esempio, abbiamo pubblicato La penultima magia di Tiziano Scarpa proprio in contemporanea, se non addirittura qualche giorno prima del libro a stampa. Possiamo quindi proseguire con la prossima slide, in cui mi focalizzo. Come dico spesso, perché spesso sono molto felice di poter collaborare con StreetLib per la consulenza. Un editore deve cercare di pensare alla propria programmazione editoriale anche nel campo degli audiolibri. Quindi andiamo a vedere la scelta dei titoli e dei generi per un catalogo
audio che sia profittevole nel tempo. Allora, innanzitutto un consiglio che mi sento di dare assolutamente è cercare di avere una programmazione, di avviare una programmazione che abbia una continuità. La continuità soprattutto nel numero delle proposte, anche se è un numero piccolo, ma è continuo, permette di acquisire un pubblico che è interessato al genere, alle vostre collane che proponete, e soprattutto consente di fidelizzare e creare proprio una comunità che vi segue. Mi sento di dire quindi che minimo 3 titoli all'anno andrebbero programmati, meglio 6, e naturalmente a seconda delle disponibilità e del budget possono essere anche 12. Bisogna avviare una procedura tale per cui ogni mese si pubblica un titolo. Ripeto, questo sono, diciamo, delle regole di base minimi, quindi minimo 3 titoli, 6 sarebbe meglio, e più titoli all'anno ancora meglio. Io consiglio sempre di iniziare con, per approcciare il mercato, con una novità, in modo da abbinare promozione, lancio, presentazioni e focus sulle ultime novità pubblicate in audiolibro. Parlo di 1-2 novità, in modo tale da presentarsi al meglio al pubblico e poi riprendere, per fidelizzare il pubblico, riprendere il catalogo storico, quindi la backlist. Naturalmente consiglio importante è fare una scelta sui libri che hanno vendute più copie, i best seller, i long seller del proprio catalogo, anche da backlist, perché naturalmente ci sono delle percentuali che vedremo che sono importanti nei mercati maturi, per esempio, quali gli Stati Uniti o i paesi del nord, si identifica una percentuale del 7% di vendita di copie in formato audio rispetto al percentuale della vendita delle copie cartacee. Quindi significa un numero che è ovviamente piccolo perché di nicchia. In Italia però, nonostante gli ultimi 5 anni ci sia stato un vero incremento, grazie ovviamente all'arrivo delle piattaforme in abbonamento, siamo ancora intorno al 3% di copie in audio vendute rispetto al numero delle copie cartacee. Devo dire però che non sono dati così rigidi e fermi, perché troviamo dei fenomeni, per esempio, in cui le copie a stampa e la percentuale dei libri che si è venduto delle copie in audio non corrisponde, perché ci sono dei fenomeni in cui l'audiolibro piace molto e al di là del numero delle copie a stampa viene venduto molto. Per quanto riguarda i generi, sarebbe opportuno che ogni casa editrice facesse una propria analisi del proprio catalogo per capire, prima di tutto ovviamente, i titoli che hanno venduto di più e le novità. I generi più richiesti dalle statistiche che vediamo continuano ad essere sicuramente i classici, che anche nelle percentuali e nelle ricerche che abbiamo visto delle piattaforme Audible sono i classici, che hanno addirittura circa un 40%. Poi i gialli, thriller, i noir, il genere fantasy e fantascienza, narrativa di avventura in generale, narrativa per ragazzi, e naturalmente abbiamo il self-help e le guide.
anche perché l'audiolibro, devo dire, si afferma sempre di più anche tra i giovani, proprio per il fatto che oltre all'intrattenimento, che è sempre ovviamente molto alto, c'è l'apprendimento continuo e la conoscenza, l'approfondimento di alcuni argomenti. Quindi tutto quello che riguarda la manualistica, il self-help, le guide, sono generi che comunque continuano a piacere e anzi in alcuni casi si alzano. Devo dire che anche tutta la parte di giovani che ascolta gli audiolibri, per esempio, si interessano ai classici, ecco, i classici, per esempio, che sono comunque dei titoli di punta del nostro catalogo, sui quali ci siamo concentrati, anche perché quando abbiamo iniziato non c'era niente e abbiamo sempre pensato di proporre il classico con, diciamo, l'intento di proporre il libro che avrei sempre voluto leggere, ma non sono mai riuscito a leggere, e in questo caso abbiamo proposto dei classici veramente molto lunghi: Guerra e Pace, 73 ore, Il Conte di Montecristo, che ha un successo veramente incredibile, sono 60 ore di ascolto, I Miserabili lo stesso. Quindi devo dire che per quanto riguarda i generi, potete concentrarvi molto bene e vedere, scegliere dal catalogo i generi anche rispetto a quello che dicono le statistiche. Ora veniamo al discorso della pubblicazione e ai costi di pubblicazione e produzione. Noi, come sapete, siamo editori storici, nel senso che abbiamo sempre creduto, e per fortuna il tempo ci ha dato ragione, abbiamo sempre creduto di poter arrivare a una situazione come questa. Direi siamo ancora all'inizio, perché veramente in Italia abbiamo molti ascoltatori che si sono appassionati e che continuano a chiedere titoli perché non ce ne sono ancora abbastanza nell'offerta. Quindi il pubblico, il mercato cresce, deve crescere anche la produzione, almeno in maniera costante, per avere un'offerta sempre più ampia, e solo in questo modo il mercato potrà crescere. I costi di produzione, spesso mi viene detto, i costi sono molto elevati per la produzione di un audiolibro. Devo dire che, a mio avviso, vedendo e analizzando con editori i costi per la pubblicazione, considerando tutte le figure necessarie, tutta la filiera per la pubblicazione anche a stampa, i costi non si discostano così tanto dalla produzione a stampa. Quindi secondo me mai come nessun prodotto, in questo caso l'audiolibro, veramente è indispensabile che sia di qualità. Che sia di qualità perché? Perché ha un andamento di vendita completamente diverso, per esempio, al libro a stampa. Mentre il libro a stampa, dal momento dell'uscita alle presentazioni, vende bene nei primi 6 mesi, naturalmente può continuare a vendere, ma diciamo che è la novità, anche perché le librerie tendono appunto a mettere in rilievo le novità dove stanno esposti per 1, 2, 3 settimane. L'audiolibro ha un andamento completamente diverso. L'audiolibro vende nel tempo, ed è per questo che è molto importante la qualità dell'audiolibro, partendo sempre considerando che i testi, il testo deve essere di qualità, deve essere un testo molto interessante, appassionante, ma la scrittura deve essere anche molto ben fatta. L'audiolibro ha necessità di tempo ed è un prodotto che ancora di più del libro ha la necessità di essere ascoltato, e il passaparola fa moltissimo. Quindi mi sentirei di dire,
che chi più spende meno spende in questo caso, proprio per il fatto che una volta prodotto l'audiolibro può generare ricavi veramente per sempre, per molto molto tempo. Io lo posso affermare in quanto abbiamo delle produzioni fatte cercando sempre il massimo della qualità, che hanno ovviamente anche 10-15 anni e continuano a vendere molto bene. Un esempio del tempo lungo, per esempio, è proprio in alcune produzioni, una volta lanciate, si sono rivelate un successo dopo 2 anni. E questo veramente conferma quanto vi ho appena detto sull'andamento diverso della vendita in audio. Naturalmente costa produrre un audiolibro perché abbiamo molte voci di costo e per fare veramente un prodotto a regola d'arte abbiamo la necessità, come abbiamo riproposto in questa slide, di analizzare e valutare il testo e capire bene quale può essere la voce adatta, se si tratta di un testo letto con una voce narrante, che è una voce fuori campo, se è narrato in prima persona, se ci sono molti dialoghi, se ci sono molti nomi stranieri a seconda del luogo dove si svolge la storia o a seconda del saggio che si sta leggendo, e quindi la capacità di scegliere a seconda del testo le voci. Naturalmente il tempo poi richiede di organizzare i casting, che noi di solito facciamo sempre con 2-3 voci, perché l'esperienza oramai ci insegna e sappiamo quali sono i narratori che hanno più capacità di rendere al meglio i dialoghi, che hanno una capacità maggiore, per esempio, di interpretare, di leggere in maniera appropriata nell'intenzione, nel significato voluto dall'autore, i saggi o altri generi. Quindi la scelta del casting e delle voci, poi come voce di costo abbiamo lo studio di registrazione che in molti casi ovviamente necessita di un fonico e di un regista. Abbiamo un fonico per l'editing, l'audio, audio e la finalizzazione. Abbiamo delle persone che controllano l'audio e il testo, sia in fase di registrazione e in post-produzione. Noi in genere facciamo sempre almeno minimo 2 controlli, se non 3, nel senso che l'audio deve rispettare perfettamente il testo. E in questo caso succede, perché è umano, fare alcuni errori, saltare alcune parole oppure non dare l'intenzione giusta a quella frase. E poi abbiamo ovviamente i tempi per i rifacimenti, nel senso che in genere l'attore, la voce si mette a disposizione per poter fare i rifacimenti necessari. E poi come voce di costo abbiamo la grafica per le copertine e tutto quello che riguarda poi la parte distributiva nei canali di vendita, che rappresentano un costo, e su questo Streetlib può essere più appropriato, nel senso che una percentuale viene trattenuta dalla piattaforma che gestisce tutta l'injection verso gli store e verso le piattaforme. Come dicevo, la cosa importante alla quale noi teniamo molto e siamo felici di aver resistito in questo mercato, perché con l'arrivo delle piattaforme dell'abbonamento avevamo il timore che molti clienti, per esempio, scegliessero tutti l'abbonamento per via del... Mentre invece il nostro negozio online, grazie anche alla partner di Streetlib, si è arricchito sempre di più di moltissimi titoli anche in lingua straniera, oltre che di tanti generi,
ha retto bene e devo dire continuiamo ad avere molti clienti che hanno anche gli abbonamenti Audible, ma in alcuni casi poi vengono da noi a acquistare i titoli in download per poterli riascoltare e per averli sempre. Quindi in alcuni casi le piattaforme fungono anche da promozione, diciamo, dell'audiolibro. Mi pare di aver finito, se ho dimenticato qualcosa io direi che sono a disposizione per le domande per tutti voi a questo punto, e se ci sono delle domande specifiche io sono a disposizione e spero di non aver... Ecco, per quanto riguarda i costi, una cosa che dimenticavo, partiamo per darvi un senso, e lo vedete, lo troverete anche nelle slide, il costo si aggira a partire da 250 euro a ora finita per avere una qualità degna di essere chiamata qualità. Naturalmente una cosa che ci teniamo molto a sottolineare, per ora finita si intende proprio la durata finale dell'audiolibro finalizzato. Quindi significa che dentro a questi 250 euro sono comprese tutte le voci di costo che vi ho elencato, esclusa la grafica ovviamente che poi è personale, o escluse le copie che uno vorrà per esempio masterizzare in CD per qualche occasione, perché il CD con l'arrivo del digitale devo dire è sempre meno richiesto. E, quindi la cosa fondamentale da sapere è che le voci di costo non sono solo la voce, l'attore, ma un gruppo di persone che lavora dalla redazione all'editing audio, passando per la regia, che compongono tutto questo. Naturalmente, se poi si vuole realizzare un audiolibro con la sonorizzazione, con le musiche, oppure un audiolibro a più voci, stile radiodramma, i costi saliranno ovviamente, o semplicemente con delle punteggiature musicali in apertura e chiusura, come spesso facciamo noi per entrare nel mood della storia, tutto questo avrà dei piccoli costi aggiuntivi, nonché i costi aggiuntivi ci sono se la richiesta è di far narrare da una voce famosa, e allora in quel caso ci dobbiamo rimettere comunque al cachet dell'attore e alla sua disponibilità. Grazie. Grazie a te Cristiana, intervento molto interessante che vedo ha già scatenato qualche domanda, qui andremo a rispondere per l'appunto alla fine del webinar. Ci siamo quasi comunque. Riprendo un attimo la parola prima di chiudere appunto e passare alle domande. Per descrivere brevemente l'offerta che Streetlib dedica appunto all'audiolibro. Dal 2019 Streetlib integra alla distribuzione di ebook e libri cartacei anche la distribuzione degli audiolibri, applicando sostanzialmente alla distribuzione audiolibro lo stesso modello di distribuzione, quindi basato sulla logica della multicanalità, anche appunto al supporto audio. La distribuzione non prevede nessun costo fisso, ma un contributo, una commissione sul netto pagato dalle librerie. Librerie che Streetlib raggiunge, i canali di vendita che è possibile raggiungere mediante la nostra piattaforma sono per l'appunto tutti quelli elencati nella slide sui canali di vendita. Quindi vi abbiamo descritto quali sono i canali di vendita disponibili in Italia, vi confermiamo che è possibile tramite Streetlib raggiungere tutti i canali elencati. Inoltre, oltre quindi la distribuzione di cui vi ho dato le informazioni principali, ma che sicuramente possiamo approfondire successivamente al webinar per chi è interessato, Streetlib propone anche i servizi di produzione che vanno appunto dalla consulenza e supporto alla programmazione,
mediante appunto la partnership con il narratore audiolibri, con l'aiuto di Cristiana e del suo team, al proprio servizio di produzione audiobook professionale e anche ai servizi di post-produzione, editing e mastering. Cosa vuol dire? Che l'editore si può affidare a Streetlib e al narratore per la produzione in toto dell'audiolibro, quindi affidare tutte le fasi che Cristiana ha già descritto in maniera esaustiva con la slide precedente, oppure l'editore può anche scegliere di affidarsi alla nostra piattaforma per i servizi di post-produzione. Quindi, per fare un esempio concreto, l'editore può decidere di registrare in autonomia l'audiolibro, quindi selezionando una propria voce narrante, scegliendo un proprio fonico o studio di semplicemente registrazione di fiducia, per poi passare alla finalizzazione dei file in diverse modalità, editing, mastering o post-produzione in toto, mediante appunto i servizi Streetlib. Quindi finalizzare a quel punto l'audiolibro in ottica della distribuzione online sulle piattaforme che abbiamo menzionato. Non vorrei dilungarmi oltre adesso nella descrizione più accurata dei singoli servizi, anche perché adesso vorremmo lasciare spazio alle domande. Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete ovviamente intanto chiedere adesso nella sessione di domande e risposte, oppure scrivere al nostro indirizzo di support, che è appunto support@streetlib.com, oppure contattarci direttamente. Giacomo, io mi fermerei e passerei alle domande. Benissimo, grazie Giovanna, grazie Cristiana, e grazie anche delle domande che stanno arrivando. Dunque, io partirei dal chiarire diciamo alcuni dettagli relativi alla nostra distribuzione, la distribuzione Streetlib. Poi entriamo nello specifico invece della produzione, dove ci sono altre domande, magari nel frattempo lascio tempo anche a Cristiana di leggerle, così poi arriviamo direttamente con le nostre risposte. Dunque, per quanto riguarda la distribuzione, come abbiamo accennato prima, Streetlib offre un network di distribuzione che si compone di tutti i canali, diciamo retail, i canali bibliotecari e i canali in subscription disponibili in Italia. Okay? Quindi ad oggi Streetlib è l'unica piattaforma multicanale di distribuzione dei contenuti audio. Il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi è stato quello di connetterci tecnicamente e amministrativamente con tutte le piattaforme disponibili sul mercato in Italia. Se dovessero emergere o arrivare altre piattaforme, il nostro lavoro sarà quello di contattarle e di integrarci il prima possibile. Per cui ecco, questo qui è il nostro focus in linea generale. Se ci dovessero essere ovviamente delle necessità o dei buchi, fatecelo sapere, che appunto è il nostro interesse colmarli il prima possibile. Quindi, per fare un recap, noi abbiamo delle piattaforme che consentono l'acquisto in modalità download del contenuto audio, che sono appunto il narratore audiolibri principalmente e Google Playbooks. Poi ci sono le piattaforme in subscription, in abbonamento, in cui cioè l'utente finale paga $9.99, $10.99 al mese per accedere a un catalogo di audiolibri. E queste qui principalmente in Italia sono Kobo Plus, Storytel, BookBeat e Audible. Okay? C'è da dire che Kobo Plus è la piattaforma che gestisce, diciamo, in background i cataloghi digitali anche disponibili tramite Feltrinelli IBS e Mondadori Store, motivo per cui per noi rappresenta un po' un unicum, ok? E comunque sì, anche questo qui è un canale appunto accessibile tramite la distribuzione di Streetlib. Poi c'è il mondo MLOL, scusate, il mondo delle biblioteche, che è supportato dalla piattaforma MLOL, che anche questa, come dicevamo, è connessa alla piattaforma Streetlib. Quindi tramite Streetlib un editore può appunto caricare il proprio catalogo audio e distribuirlo in tutte queste piattaforme. Ora,
siccome c'è una domanda specifica su questo, e comunque sia l'avrei comunque detto, c'è una nota da fare sulla piattaforma Audible. Perché Audible, tra tutte queste piattaforme, è l'unica piattaforma che richiede esplicitamente all'editore di firmare un contratto diretto tra Audible e l'editore. Quindi questo significa che mentre per tutte le altre piattaforme Streetlib agisce come intermediario, intermediario significa che Streetlib gestisce sia gli aspetti logistici di upload dei file appunto audio e sia come intermediario per gli aspetti amministrativi, per cui noi abbiamo un contratto con tutte queste piattaforme e quindi i contenuti degli editori vengono veicolati attraverso il nostro contratto commerciale. Quindi noi poi raccogliamo i fondi, diciamo delle vendite, i soldi e poi dopo li distribuiamo a fine mese agli editori. Per quanto riguarda Audible invece, Audible ha una sua politica. Tra l'altro una politica che lui che Audible applica a livello globale, non soltanto in Italia, in cui Audible richiede esplicitamente il fatto di firmare il contratto commerciale con ogni specifico editore. Cosa succede però a questo punto? Che nel momento in cui l'editore si affida a Streetlib per tutti gli altri canali, molto spesso l'editore dice: Ok, ma io voglio gestire l'upload su Audible anche con Streetlib. E quindi in questo caso noi possiamo cioè interagire con Audible e gestire l'upload logistico dei file su Audible. In questo caso il contratto e quindi il flusso di pagamenti rimane tra Audible e l'editore, però l'editore può utilizzare Streetlib per gestire in maniera più produttiva e più, come dire, agevole l'upload e anche la lettura poi delle informazioni, perché poi l'altro lavoro che Streetlib fa e che non abbiamo accennato oggi è quello di fornire all'editore una piattaforma di monitoring di business intelligence per capire appunto cosa si vende, dove, eccetera, tramite una piattaforma facile da usare per capire e per leggere in maniera agevole appunto i dati di vendita che non sempre come dire, sono così comprensibili, specialmente quando andiamo a mischiare tutti questi modelli di business diversi tra loro. Ok? Quindi questo è il network di distribuzione ad oggi di Streetlib per quanto riguarda gli audiolibri in Italia. C'è una nota da fare su Audible che presenta appunto una difficoltà, tra virgolette, aggiuntiva in fase di innesto. Che è quella di che appunto, come dire, richiede all'editore di firmare un contratto diretto. Questo è un elemento di evidente difficoltà su cui però noi non possiamo far nulla se non provare a, come dicevo, a facilitare comunque sia il lavoro dell'editore fornendo la nostra piattaforma per fare sia l'upload e che per leggere i dati. Spero di aver chiarito questo punto che è un po'. Come dire, è sempre comunque sia problematico anche per quanto riguarda molto spesso noi dover spiegare queste cose agli editori che giustamente si lamentano di questa complessità, che però, ripeto, non dipende da noi. Faccio un altro intervento io rispondendo a una domanda che riguarda allora, a che punto siamo con l'accettazione della AI, intelligenza artificiale, sulla produzione e distribuzione degli ebook. Dunque, da questo punto di vista posso dire questo. Dunque, in Italia al momento non esistono, o meglio, tra queste piattaforme di retail, vendita, abbonamento, eccetera, non ce n'è nemmeno una che accetta contenuti, almeno esplicitamente, accetta contenuti audio prodotti con motore di intelligenza artificiale. Così come non ce ne sono in tanti altri paesi nel mondo. L'unica piattaforma, diciamo così, mainstream che è molto avanti da questo punto di vista è Google Play Books in America, quindi per contenuti in lingua inglese, perché Google Play Books ha un proprio motore di intelligenza artificiale e quindi nello store americano ha iniziato ad accettare questo tipo di contenuti. Però anche in America né Audible, né Storytel, né le altre piattaforme globali accettano contenuti generati automaticamente tramite appunto voci diciamo sintetiche.
Da questo punto di vista siamo ancora molto, molto all'inizio, quindi cioè io non conosco personalmente motori, come dire, che producono contenuti audio di qualità comparabili con le voci, diciamo, prodotti in studio in maniera professionale in italiano, cioè in inglese, tantomeno in italiano. Insomma, ecco, queste cose normalmente si, come dire, evolvono sulla lingua inglese, poi dopo X anni o X mesi arrivano anche per altre lingue, però al momento non mi risulta che siamo vicini ancora ad un risultato ottimale. Quello che stanno facendo alcune, diciamo, ci sono diverse startup, specialmente sul mondo anglosassone, che stanno cercando di colmare il gap rispetto al catalogo. Quindi magari ci sono diverse startup che fanno AI sui contenuti vecchi, sui contenuti, diciamo, datati, e che molto spesso non vengono analizzati dagli editori, o non vengono comunque sia, non, gli editori non ci investono per produrre contenuti audio di qualità. Per cui, insomma, su quello c'è molto movimento, c'è molto fermento. Però, ripeto, non c'è ancora nessuno store mainstream, al di là di Google Play Books, che accetta questo tipo di contenuti nel mondo anglosassone e quindi tantomeno in Italia. Da questo punto, penso di aver concluso, come dire, esaurito e risposto a tutte le domande per quanto riguarda il fronte della distribuzione. Posso rispondere alle domande che Sì, vedo? un attimo, Cristiana, fammi rispondere all'ultima domanda sulla distribuzione perché ne ho vista una adesso. Grazie dei chiarimenti, ma Audible si può anche rifiutare di firmare il contratto con l'editore e dire che non è interessata ai nostri libri? O anche se la gestione è più complessa, Street Libre riesce a garantirci la distribuzione su Audible? No, in questo caso noi non possiamo garantire la distribuzione su Audible, così come non la possiamo garantire in nessun altro canale. Cioè, nel senso, la garanzia della distribuzione non esiste, non è un concetto che sta in piedi, quello della garanzia, perché noi possiamo facilitare il lavoro e possiamo garantire all'editore che presentiamo il contenuto al retailer, però poi il retailer ha e avrà sempre il potere, diciamo così, commerciale di decidere qual è la sua offerta al proprio pubblico, ok? Per cui così come anche il narratore store, adesso giusto per rimanere, come dire, in casa, in questa call, anche Cristiana può decidere di pubblicare o meno, di rendere disponibile o meno dei contenuti che le arrivano da StreetLib verso il proprio pubblico. Okay? Quindi non esiste la garanzia della distribuzione. A maggior ragione, devo dire, però, con Audible c'è una difficoltà oggettiva che ho già, come dire, cercato di spiegare prima, che è quella appunto contrattuale. Quindi sicuramente con Audible c'è un ostacolo in più, però, come dire, non esiste la garanzia per quanto riguarda appunto la messa in distribuzione all'interno di nessun canale. Ok, passerei a questo punto alla produzione e quindi lascerei a Cristiana rispondere alle domande. Non so, Cristiana, sei riuscita un po' a leggerle Sì, e risponderle? Vai. vedo, ditemi se, allora, vedo una domanda che mi dice: sono molto interessato al discorso della produzione, quali sono i tempi in generale di realizzazione per un testo di narrativa, diciamo di un centinaio di cartelle con due voci distinte. Detto questo, quanto potrebbe essere mediamente il costo per una versione senza musica e uno con musica? Ecco, per questa domanda in generale, allora noi diciamo che dal momento che riceviamo la richiesta di produzione e anzi, dal momento in cui riceviamo la conferma della richiesta di produzione e quindi vengono confermate, si attiva il casting e oppure si conferma la produzione con il contratto, da quel momento da 30 a 60 giorni dipende. Appunto la coda delle produzioni che stiamo facendo, ma in genere non più di 60 giorni. Quanto potrebbe essere il costo? Come detto, partiamo da 250 euro ora finita e con la musica possiamo arrivare a poco più, nel senso che dipende dove va inserita la musica e dipende che tipo di testo è.
noi a seconda del testo consigliamo anche, perché non è detto, molti per esempio degli ascoltatori appassionati che cominciano a essere, e questo mi piace molto, cominciano a essere un pubblico critico che capisce bene quali sono le produzioni di qualità, appassionato, anche se devo dire che la voce e il tipo di narrazione è sempre molto soggettivo, perché l'ascolto tocca delle parti del cervello che sono molto sensibili e diverse, per cui per esempio anche audiolibri che secondo noi sono realizzati molto bene, sono letti molto bene, per alcuni ovviamente, essendo soggettivo, dicono no, io non riesco. Quindi il costo specifico non riesco a rispondere in questa così poco tempo, a livello generale l'abbiamo già detto, 250-300 euro a ora finita. Considerate che un'ora sono circa 30 cartelle, perché vedo la domanda successiva che chiede: per valutare la durata teorica di un audiolibro esiste una stima media di tot minuti per un tot parole o caratteri? Sì, esiste. Possiamo dire che in linea generale una cartella da 1800 battute corrisponde a 2 minuti, 2 minuti e 15 a voce, e quindi da qui potete fare i calcoli generali. Poi per quanto riguarda sempre la produzione, ecco, qual è il formato audio finale di un audiolibro? Allora, il formato audio finale per poterlo distribuire e quindi caricarlo nella piattaforma InstitLib, il formato è MP3. Attenzione, perché MP3 è molto vasto e naturalmente deve essere una compressione MP3 minimo da 192 kbps, 192 da qui in su come qualità, quindi 192, 256, 320, eccetera. Mi soffermo proprio su questa domanda per dirvi che è molto importante come vengono finalizzati gli audiolibri per poter essere accettati da tutte le piattaforme internazionali. Questo è molto importante sia per quanto riguarda i volumi, che è molto importante che abbiano uno standard alto, quindi qui si entra in specifiche tecniche che non sto a tediarvi ora perché molti di voi non le capirebbero, però è per questo che con StreetLib per esempio vengono effettuati, viene effettuata una consulenza e un servizio proprio di ottimizzazione e finalizzazione, perché è molto importante. Spesso può capitare di sentire degli audiolibri che hanno dei volumi che non sono costanti, alti, bassi, alla fine della frase, ecco qui spesso entra in ballo la capacità del narratore, chi legge e poi verso la fine abbassa il tono di voce e quando uno sta ascoltando poi è costretto ad alzare il volume. Ecco, questo non deve accadere. Noi per esempio facciamo dei nostri test addirittura in automobile, con i finestrini aperti d'estate, in autostrada, nei piccoli tratti, perché l'audiolibro nel momento in cui io lo avvio e attivo il volume a un certo volume, devo poter capire tutte le parole e tutto il discorso. Un'altra domanda: sarebbe utile poter sentire almeno un brano di audiolibro che Cristiano del narratore considera come riferimento qualitativo medio? Allora, io vi invito ad andare sul nostro store o anche nello store StreetLib, ogni audiolibro ha la sua anteprima, e di ascoltare le differenze, perché è molto importante, io dico sempre, che l'editore impari ad ascoltare e acquisisca una sensibilità, nel senso che io stessa, per esempio, per quanto riguarda, se mi affaccio a un mercato nuovo o a un tipo di prodotto nuovo, devo conoscere quel prodotto, lo devo usare e devo capire di che cosa si tratta per poterlo fare meglio, uguale, tendenzialmente meglio, se voglio proporre. Quindi
Io vi invito e sentirete voi stessi, pur nella vostra soggettività, sentirete voi stessi le differenze tra una buona produzione e una scarsa produzione. Un altro metodo è quello comunque di ascoltare e leggere i numerosi commenti, recensioni che abbiamo online anche nel nostro sito. Nel senso che una cosa specifica non ve la posso dire, ma vi accorgerete. La cosa importante anche per chi decide, per esempio, di produrre gli audiolibri per conto proprio, e questo invito è solo dopo aver ascoltato almeno una ventina di audiolibri diversi, di generi diversi, per farvi l'orecchio, per capire cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa vi disturba nella narrazione. È importante che il narratore non sia messo davanti a un libro e a un testo improvvisamente dicendo leggi. È importante che gli venga dato un brief, che l'editore riesca a spiegare bene questo libro, la storia, le intenzioni dell'autore, e spesso che ci sia anche una comunicazione tra la voce, il narratore e l'autore. Questo è molto importante. Il narratore, la voce narrante, deve poter leggere il libro, studiarlo nel caso e fare tutte le note del caso prima della registrazione, perché molto spesso ci sono dei testi molto interessanti che noi ascoltiamo e ci accorgiamo di non capire bene il senso delle frasi. Perché? Perché chi legge ad alta voce non sta capendo quello che legge. Oppure chi sta leggendo ad alta voce non gli piace leggere quel genere, per cui abbiamo per esempio narratori che amano leggere i gialli, i romanzi d'avventura, o amano particolarmente certi autori. Anche questo è molto importante. Poi un'altra domanda che vedo e che è stata rivolta è dove trovare le voci narranti. Allora, naturalmente in rete si trovano tante piattaforme dove trovare le voci narranti. Attenzione però, perché la professione di lettore di audiolibro, quindi di interprete vero e proprio di un libro e di lettura ad alta voce di un testo, che deve essere sempre modulata, non deve essere troppo interpretata, perché non abbiamo la comunicazione del corpo, come avviene a teatro o al cinema. Spesso sono i doppiatori, chi ha esperienza di doppiaggio, che è molto bravo a rendere. Ma l'interpretazione deve essere lieve, la caratterizzazione deve essere lo stesso molto lieve, nel senso che si deve capire che i personaggi cambiano, ma si capisce che il narratore è sempre lo stesso narratore. Non servono due voci. La scuola anglosassone, che ha una lunga esperienza in tal senso, ci consiglia sempre di far leggere da un'unica voce l'audiolibro per tenere il filo. Una voce, naturalmente, che sa porgere questo testo per arrivare a un significato migliore. Quindi, dove trovare le voci? Le voci sono moltissime, specialmente negli ultimi anni e durante la pandemia. Tutti hanno imparato a leggere ad alta voce, si propongono come lettori ad alta voce. Naturalmente noi riceviamo 3-4 proposte al giorno di persone che vogliono collaborare con noi, di voci narranti, professionisti, non professionisti. Devo dire che la scelta è molto difficile. Molto difficile. Noi abbiamo un database, ma l'ascolto perché? Perché per esempio ci sono delle ottime voci, speaker pubblicitari, che però non sanno leggere letteratura. Ci sono delle ottime voci che sanno leggere la saggistica, ma non rendono un racconto di narrativa come dovrebbe essere. Naturalmente ci sono tante persone che hanno poi una dizione che ha delle cadenze regionali, e per quanto possibile si preferisce una dizione pulita. Per esempio, tanti libri di narrativa per ragazzi, questo mi è stato detto proprio dalle insegnanti, sono letti, dice sì, bello, importante il testo, ma c'era una voce con una cadenza romana. Un bambino del Trentino o del Veneto non si identifica, non riesce a empatizzare con quella voce. Ci sono molti aspetti molto difficili, quindi
Naturalmente i bacini, ripeto, basta fare delle ricerche in internet e ci sono voci.net, voices.com. Noi stessi abbiamo un enorme bacino di voci e quindi la scelta è molto difficile. Non è il problema di reperire la voce, le voci. Queste voci poi devono essere messe alla prova con dei provini. Spero di essere stata esaustiva. Cristiana, c'è un'ultima domanda sui prezzi di vendita. Sì, allora. Vuoi fare un commento anche su questo? Sì, certo, volentieri. Allora, il prezzo di vendita, noi abbiamo a lungo analizzato e studiato i mercati naturalmente statunitensi e nord europei. Allora, generalmente il costo che noi imputiamo, cioè il prezzo di vendita che noi mettiamo è a seconda della durata. Diciamo in linea di massima un euro a ora finita, un euro e 99. Naturalmente questo cresce se ci sono ovviamente dei costi maggiori di diritti, di musica e quindi bisogna rientrare un pochino. Direi che in linea di massima un audiolibro medio da 7-9 ore il prezzo giusto è 9,99. Naturalmente vedrete anche voi, per esempio nel nostro sito potete fare nella ricerca, inserendo per esempio H3, vengono fuori gli audiolibri che durano 3 ore e vedere i prezzi. Quindi diciamo che il range è da 1,99 fino a audiolibri come Guerra e Pace, che sono 73 ore, che costano 45 euro. Quindi a seconda della durata dell'audiolibro. Diciamo che un prezzo medio, io consiglio di stare sotto ai 10 euro, ma insomma possono esserci anche costi di 12,99, 16,99, 15,99. L'impegno e il valore dell'audiolibro, se c'è la qualità, viene apprezzata. Certo, spesso vedo degli audiolibri che durano un'ora e vengono messi a 12 euro o 14,90 euro. Non li comprerà mai nessuno. Quindi non troppo bassi, non troppo alti, cercando di vedere quali sono i prezzi medi del mercato, che potete vedere tranquillamente nelle produzioni, anche perché c'è sempre la durata dell'audiolibro. Quindi prezzo, durata, sono abbastanza correlati, senza superare ovviamente certi valori che sono troppo alti. Vediamo se ci Qual sono. Qual è il costo di Guerra e Pace? Dunque, il costo di Guerra e Pace, devo dire la verità, lo vediamo perché noi lo proponiamo in diversi formati. Abbiamo fatto anche le chiavette personalizzate. Ma allora, la chiavetta personalizzata di Guerra e Pace costa 57,99 euro. La versione solo digitale integrale. Ecco, per esempio, ogni volume, perché noi Guerra e Pace l'abbiamo pubblicata in volumi, no? L'abbiamo pubblicata, per esempio, la prima parte, ogni volume dura dalle 5 alle 6 ore e mezza, 7 ore. Ognuna di questi volumi costa 4,99 euro. E naturalmente l'audiolibro finale l'abbiamo messo non 4,99 euro per 10, ma un pochino meno, mi pare. Questo in ogni caso ci consente delle promozioni, ci consente del... sì, devo dire che c'è la... Adesso qui non trovo, mi pare sia 40... Sì, ho messo il link lì nella chat della versione integrale in download e anche quella con la chiavetta. Esatto. E la versione in download mi pare sia... Ecco, poi però per esempio abbiamo... insomma bisogna un po' distinguere, ma in ogni caso è sempre legato alla durata dell'audiolibro. Ok, benissimo. Dunque, per rispondere, allora, la versione in download costa 47 euro e quella invece con la chiavetta costa 57 di Guerra. Sì, perché sostanzialmente abbiamo le chiavette USB che costano 10 euro. Esatto.
Ok, perfetto. Benissimo, io direi che siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, quindi ringrazio tutti e lascio due note finali. Allora, la prima è che il prossimo webinar Street Lib Explore sarà a gennaio, quindi è il nuovo anno, il 12 gennaio, giovedì, e parleremo di promozione e marketing. Quindi, insomma, vi aspettiamo poi. Su questo altro tema che è molto interessante e molto richiesto. E l'altra cosa che volevo dirvi è che per chi sarà a Roma, mi raccomando, passateci a trovare perché Cristiano ovviamente sarà con noi, quindi possiamo anche lì a Roma rispondere a tutte le domande sugli audiolibri e quant'altro. E poi abbiamo appunto, come dicevo prima, un evento alle 4 di pomeriggio dell'8 dicembre, quindi esattamente tra una settimana, giovedì prossimo, in cui descriveremo tutti i dettagli della nostra piattaforma e appunto sarà un'occasione anche per vederci di persona e per approfondire tutto quanto necessario. Quindi vi aspettiamo a Roma, grazie ancora e grazie Cristiana, grazie Giovanna e grazie a tutti. A presto. Grazie, grazie a Grazie voi a della tutti. A partecipazione. presto. Thank you.